Con questo video tutorial vedremo come creare un movimento su un fotogramma. Provvediamo a riempire il nostro primo fotogramma trascinando la prima foto. Clicchiamo al suo interno per attivarla e poi su Effetti. Ci troviamo con questa interfaccia che ci dice che questo è il nostro livello. Adesso dobbiamo posizionare queste due finestre in un modo differente una dall'altra e il movimento sarà dato proprio dalla diversità, dall'intervallo che intercorre tra la prima e la seconda posizione. Per cui possiamo agire con i settaggi delle due posizioni, la starting position e la ending position, oppure, cosa che faccio io più comodamente, muovo il tutto con lo strumento manina. Provvedo in primis a posizionare la rosa che mi entra dal lato superiore. Chiaramente, cosa devo fare? Devo eliminare questi spazi antiestetici che si formano. E in che modo? Aumentando, allargando questa immagine, ingrandendola quindi. Ecco. Adesso do anche una leggera rotazione. Così è troppo. Ancora di meno. Ecco. Devo eliminare questo spazio. O sposto l'immagine, oppure cosa faccio? La ingrandisco di nuovo un altro poco, la via di mezzo. Ecco, un altro poco poco. Perfetto. Adesso devo spostare l'altra posizione, la ending position, la posizione in uscita che se ne va dal lato inferiore destro e chiaramente la devo ingrandire. Troppo forse, un po' di meno. Provvedo a dare un po' di rotazione, questa volta in positivo. Ecco, così è troppo. Bene, così. Ecco, ho dato una leggera inclinazione. Vado a vedere l'anteprima, se mi soddisfa, do ok. Credo che vada bene. Posso dare l'ok. Mi ritrovo con l'interfaccia iniziale, però c'è un problema. Ho settato 3 secondi, non vanno bene. Secondo me 3 secondi sono pochi. Questo movimento avviene molto velocemente. Io posiziono 5 i secondi e poi creo una simpatica transizione alla prima casella, Temid Wedding Classic. Applico, provvedo a vedere l'anteprima. Ecco, credo che vada bene. Ok, mi soddisfa, va bene. Perfetto.